Bentornati e buon giovedì a tutti quanti. Prima di cominciare voglio ringraziare tutti coloro che si sono resi disponibili, nell'eventualità che io decidessi di farlo, ad abbonarsi al mio canale alla modica cifra di 129,99 euro per tutte le features, tutte le caratteristiche. Potete andare nella sezione community di questo canale, insomma, e vedere tutte le cose che potrete avere a fronte di questo piccolo pagamento, no? Naturalmente sto scherzando, però mi ha fatto molto divertire tutto il vostro entusiasmo verso questa cosa, che è naturalmente una cosa goliardica. Sapete che qua si mescola la passione per il calcio, l'analisi, l'approfondimento, come fatto nella diretta di ieri, ad esempio, che come sempre è piaciuta molto. A proposito, appuntamento a mercoledì prossimo. Ha anche dei momenti così un po' di siparietto, sapete che mi piace fare un po' il buffone qualche volta, ma solo qualche volta. Veniamo alle questioni di giornata. Oggi finalmente è il giorno del redderazione. Oggi, dentro o fuori, non ci sono alternative. Stasera partita fondamentale per la nostra stagione, forse partita fondamentale anche per il nostro futuro, perché in un certo senso siamo in un circolo vizioso del quale speriamo non diventare soci, nel senso che se non ci qualifichiamo all'Europa League non completiamo il nostro mercato, ma se non completiamo il nostro mercato non lo so quanto possiamo essere competitivi per il quarto posto. Tra l'altro, dopo aver visto l'Atalanta ieri sera, che ha giocato veramente da grande squadra, dopo aver lasciato praticamente la palla alla Lazio per tutto il tempo, gli ha rifilato 4 gol ed è andata a vincere, confermandosi squadra assolutamente matura e assolutamente attrezzata per ritornare nelle prime tre anche quest'anno. Quindi di fatto, diciamo che se idealmente possiamo prendere queste prime giornate come spunto, resta una posizione libera e ci siamo noi, il Napoli, c'è la Lazio, forse c'è la Roma. Comunque, insomma, potrebbe esserci un po' di affollamento per quella posizione. Quindi dicevo, il circolo vizioso: vincere stasera, completare la rosa, andare a giocarsi il quarto posto. Così come siamo messi adesso, presentiamo alcuni difetti strutturali dei quali abbiamo parlato nel corso di queste settimane, che ci renderebbero sicuramente non impossibile, anzi, la lotta per il quarto posto, ma ce la renderebbero un po' più complicata rispetto a un completamento dell'organico da un punto di vista di quelle che sono delle necessità, come ad esempio il discorso del difensore centrale, e poi di quelle che sarebbero anche in un certo senso i lussi, cioè il bello di poter andare a prendere, non lo so, un esterno destro d'attacco di un certo tipo, un terzino destro di un certo tipo. Comunque, chiaramente, tra il fatto che la disponibilità economica non è infinita, anzi, tra il fatto che mancano pochi giorni alla fine del mercato, in ogni caso io mi aspetto dei colpi. Mi aspetto dei colpi perché mi aspetto che questa sera la squadra conquisti la qualificazione al prossimo turno. Partita che presenta le sue criticità, come ho potuto così descrivervi ieri nel video di presentazione del Rio Ave, ma che secondo me è assolutamente alla nostra portata, così come sarà alla nostra portata la gara di domenica contro lo Spezia, che ieri ha vinto la sua prima partita qui a Udine contro l'Udinese, la sua prima partita in Serie A. Ebbene, insomma, in tutto questo discorso quello che dobbiamo tenere bene a mente è il fatto che stasera dobbiamo vincere e dobbiamo completare la rosa. Sarà Tomiyasu il rinforzo in difesa? Non lo sappiamo. Bakayoko sembra sfumato. Insomma, io credo che i 100.000 nomi che sono stati fatti in questi mesi, tra l'altro, poi vi pongo una domanda: ma non siete un po' stufi voi di tutta questa faccenda di calcio mercato? Io sinceramente, che finisca il mercato lunedì mi fa piacere, perché tra come si muove la nostra dirigenza, quindi tra il fatto che non esce nulla, se non entra nulla, così mi viene questa battuta, insomma, passatemela, allora non esce nulla dalla dirigenza, i giornalisti brancolano nel buio, qualcuno anche un pochino, come dire, al dente avvelenato con noi, con i nostri dirigenti, proprio perché non c'è nessuna notizia che filtra. I nomi che sono arrivati sono nomi che nessuno si aspettava e che nessuno in un certo senso aveva fatto, perché pensiamo a Tonali, pensiamo a Brian Diaz, nomi usciti così negli ultimi giorni, ma quando per loro la trattativa ormai era in via di definizione. Quindi mi aspetto, come anche ieri abbiamo detto nella live e come anche gli altri amici della diretta si aspettano, dei nomi a sorpresa. Quindi questa sera dobbiamo vincere. Quello che però voglio precisare, permettetemelo, è il fatto che io mi permetto virtualmente di tirare un po' le orecchie ad alcuni nostri tifosi. Lo faccio ovviamente con, come dire, con l'istinto del fratello rossonero, perché mi rendo conto che in tanti, forse non lo so se per via dell'età oppure
per via dei trascorsi, non lo so, comunque se noi siamo ancora non si rendono conto della nostra situazione economico-finanziaria, perché noi adesso siamo trasportati all'interno del calciomercato, siamo trasportati all'interno delle notizie, delle suggestioni, siamo trasportati anche nella lotta verbale tra quello mi piace, quello non mi piace, quello non lo prendere mai, eccetera, eccetera. Però c'è sempre alla base da tenere in considerazione il fatto che noi siamo in una situazione di bilancio che va comunque gestita, e di questo do merito a Maldini di averlo sempre sottolineato. Faremo delle operazioni per migliorare la rosa compatibilmente con quella che è la situazione di bilancio, cioè situazione di bilancio vuol dire il monte ingaggi, vuol dire non sforare certi parametri che altrimenti non ci consentiranno di ottenere quell'accordo con la UEFA che per noi sarà fondamentale per ripartire. Quindi quando, diciamo, amico tifoso, quando tu ti riferisci al fatto che Elliott non spende, che Elliott non tira fuori i soldi, allora intanto la raccomandazione come sempre è aspettare che i giochi siano fatti, cioè aspettare lunedì sera e poi dopo tirare le conclusioni, ed è quello che faremo anche noi ad esempio nella diretta di mercoledì prossimo. Poi dopo tenere sempre in considerazione il fatto che anche se Elliott volesse spendere 200 milioni di euro in questa sessione di mercato, non potrebbe farlo, perché ci sono dei vincoli della UEFA, perché il nostro bilancio è in rosso, per tutti i motivi che sappiamo. Purtroppo, e ci tengo a ribadirlo, fino a quando non torneremo a innescare questo sì circolo virtuoso al quale voglio diventare socio, dell'accesso alla Champions League, degli introiti, poi un domani la costruzione dello stadio, a proposito si dovrebbe conoscere anche a giorni quale progetto ha vinto, avevano detto fine settembre, oggi è primo ottobre, vabbè comunque. E finché non rimettiamo in moto tutta questa cosa qua, perché poi la Champions League porta introiti, la Champions League porta visibilità, la Champions League porta ancora più facilmente l'accettazione da parte di alcuni giocatori a venire al Milan, e già in questo i nostri dirigenti sono molto bravi, ebbene finché tutto questo non verrà messo in moto di nuovo, ecco, noi dovremmo stare lì diciamo a galla tra le valutazioni da un punto di vista tecnico-sportivo e le valutazioni da un punto di vista economico, che tra l'altro è una cosa che fanno tutti, perché anche la Juventus, no, che si dice allora loro con il loro bilancio come fanno a fare queste cose, però loro sono in Champions League da un decennio praticamente, loro hanno lo stadio di proprietà, insomma hanno un altro sistema, noi non possiamo paragonarci a loro in questo momento, noi dobbiamo paragonarci ad esempio all'Inter e guardare che tipo di percorso hanno fatto. Quindi ribadisco la necessità di mantenere l'equilibrio per quel che riguarda i tifosi, vediamo come completiamo la rosa, vediamo che valutazioni poi facciamo, perché ad esempio il discorso Tonali, nessuno si aspettava che potesse arrivare Tonali al Milan, Tonali era considerato ed è considerato ancora uno dei giovani italiani più promettenti in assoluto, quindi vedete che poi se c'è la volontà e la bravura le cose anche si fanno. Quindi adesso vediamo che cosa succede stasera, prima di tutto fondamentale stasera, passare il turno è indispensabile, e credo che i ragazzi siano molto con la testa sulla cosa, tant'è che come ha detto ieri Joe giustamente, anche domenica probabilmente si è un po' tirato il freno proprio perché c'è questa sera la partita, e questa sera rischia anche di essere una partita lunga se non riusciamo a sbloccarla, quindi stasera concentratissimi, obiettivo fondamentale. Poi dopo i nostri dirigenti hanno pronti già diciamo i piani A, B, C e D nel caso in cui le cose dovessero andare male, e dopo lunedì faremo il conto, faremo le valutazioni sui nuovi acquisti, faremo le valutazioni su diciamo le lacune che eventualmente ancora ci sono per capire se il Milan potrà essere competitivo per il quarto posto. Per cui teniamo sempre a mente tutta la situazione, facciamoci giustamente trascinare dalle emozioni, dalla passione, perché il calcio è anche questo, ma non dimentichiamo mai da dove arriviamo, come cantavano i Take That, e non dimentichiamo mai dove dobbiamo arrivare, quindi dobbiamo farlo attraverso dei progressi. Nessuno si sarebbe aspettato di vedere un Milan competitivo già adesso, dopo l'inizio, vi ricordate solo dove eravamo un anno fa? Quindi un passo alla volta, ci riprenderemo, torneremo lì dove dobbiamo stare, cioè torneremo in Champions League e torneremo a lì sì rimettere in moto tutto il meccanismo. Quindi forza Milan per questa sera, noi naturalmente ci sentiamo nel post partita, dai ragazzi, come dice il direttore Suma, che ieri tra l'altro ha fatto un'imitazione di Peppe Di Stefano, è stato il momento più alto di una conferenza stampa di sempre in assoluto. Passate una buona giornata, ci sentiamo alla prossima.